5 punti di forza e 4 punti deboli del sistema dell'Ampeg Micro VR Stack Blu. Partiamo con i 5 punti di forza. Allora, primo, il suono è potente e versatile. Il sistema Micro VR offre un suono classico Ampeg, ricco e definito grazie ai suoi due coni da 10, perfetto per una varietà di generi musicali. Produce un volume e una pressione sonora sorprendenti per un sistema così compatto. 2. Facilità di utilizzo. L'amplificatore è semplice da usare, con controlli intuitivi sull'equalizzazione, gain e volume. L'uscita bilanciata, ma anche cuffie e ingresso ausiliario, lo rendono ideale anche per la pratica in casa e l'utilizzo con dispositivi esterni. Portabilità. Le dimensioni ridotte e il peso leggero, circa 21 kg tra testata e cassa, lo rendono facile da trasportare rispetto ai soliti e pesantissimi Ampeg. 4. Design elegante. L'estetica vintage con Tolex blu e griglia nera conferisce un look elegante e accattivante che si distingue sul palco. 5. Affidabilità. Ampeg è rinomata per la sua qualità costruttiva e l'affidabilità dei suoi prodotti. È costruito con materiali robusti e duraturi, progettati per resistere all'usura della vita on the road. 4 punti deboli dell'Ampeg Micro VR. No, potenza limitata. Sebbene potente per un sistema compatto, comunque la potenza di 150-200 watt potrebbe non essere sufficiente per suonare in grandi ambienti o con band molto rumorose. 2. Il rumore della ventola. La ventola è abbastanza rumorosa e non è escludibile. Dal vivo non è un problema, ma in studio può essere abbastanza fastidiosa. 3. Prezzo. Il sistema Micro VR ha un prezzo relativamente alto rispetto agli altri amplificatori per basso di dimensioni simili. Si aggira attorno agli 800 euro attualmente. 4. Disponibilità limitata. L'edizione blu Limited Edition potrebbe comunque essere difficile da trovare in alcuni negozi. In conclusione, il sistema Ampeg Micro VR è un'ottima scelta per bassisti che cercano un suono potente e versatile in un formato compatto e portatile. Tuttavia è importante considerare la sua potenza limitata e il prezzo relativamente alto prima di acquistare. Le mie impressioni d'uso sono state che sembra molto più potente di quanto c'è scritto. La sensazione è sempre di una piacevole rotondità ed un suono bello rock tipico del timbro Ampeg. Ha pochi controlli, cosa che io apprezzo molto, e gli interventi non sono particolarmente invasivi, altra cosa che secondo me comunque è buona. Se lo si usa a casa o in studio sarebbe sicuramente stato più utile poter disattivare la ventola, che comunque è abbastanza rumorosa. Sono comode le uscite cuffie e l'ingresso mini jack, ma diciamo che come ampli da casa a me sembra un po' sovradimensionato, forse è addirittura un po' sprecato visto anche il prezzo. Certo, ha piccole dimensioni, quindi lo puoi spostare facilmente se il tuo unico amplificatore, sia per live che casa, allora può esserti comodo spostarlo e comunque a casa avere sempre il tuo suono. Cosa ne pensi? È un amplificatore che potrebbe fare per te? In descrizione ti lascio tutte le sue caratteristiche tecniche e spero di esserti stato d'aiuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Thank you.